La puntata di oggi è dedicata al problema della misurazione delle prestazioni del personale nella Pubblica Amministrazione. Come di consueto, la prima parte sarà dedicata a una breve relazione a cura del dottor Franco Meloni, responsabile area formazione dell'Università degli Studi di Cagliari. Seguirà nella seconda parte l'intervento di due esperti il dottor Michele Pintus, direttore INAIL Sede di Cagliari, e la dottoressa Adriana De Itta, dirigente della Regione Autonoma della Sardegna. Il problema della misurazione delle prestazioni del personale nella Pubblica Amministrazione costituisce in Italia, come in Europa, uno degli aspetti critici eh, da affrontare, specie in relazione al ruolo emergente dei dirigenti, quali eh, datori di lavoro pubblici che devono valorizzare i dipendenti della Pubblica Amministrazione. Si tratta infatti di uno dei principali banchi di prova per la pubblica amministrazione nella sua qualità di datore di lavoro che si trova ad affrontare per orientare e per la valorizzazione e la gestione del personale. A tutto questo si aggiunga che la misurazione delle prestazioni del personale assume importanza anche per altri aspetti relativi per esempio alle relazioni individuali, allo stile di direzione, alla comunicazione interna e al modo di lavorare della dirigenza che ha la completa o parziale responsabilità degli enti e delle, eh, di tutti i soggetti umani che lavorano nella pubblica amministrazione. Certo la tematica della misurazione delle prestazioni del personale nella pubblica amministrazione non è nuova. Già a partire dagli anni Ottanta si sono rilevati dei tentativi di ancorare parte della retribuzione a sistemi di misurazione e di valutazione delle prestazioni del personale. Tuttavia questi sistemi non solo non hanno raggiunto il loro obiettivo, ma non hanno contribuito a valorizzare e a responsabilizzare i soggetti umani che lavorano nella pubblica amministrazione. Fortunatamente negli ultimi anni si è fatta a strada un'idea differente di misurazione e di valutazione delle prestazioni del personale, complessivamente orientata al risultato e realmente finalizzata alla valutazione dei soggetti che vengono coinvolti nelle attività della Pubblica Amministrazione. Partendo dalla considerazione: che non esistono modelli di valutazione validi in ogni, in ogni circostanza e che ciascuna pubblica amministrazione in relazione alle finalità, agli obiettivi, alle caratteristiche personali e professionali dei dipendenti deve trovare una sua modalità di misurazione e di valutazione delle prestazioni del personale, tuttavia è interessante comprendere il processo di definizione e di implementazione del sistema di valutazione delle prestazioni del personale la pubblica amministrazione e soprattutto come questo processo è legato alle diverse scelte strategiche, organizzative e tecniche della pubblica amministrazione. Ancora, appare utile chiedersi quali sono le origini del sistema di valutazione con riferimento alle differenti entità della pubblica amministrazione. Queste ed altre questioni verranno chiarite nella breve relazione del dottor Franco Meloni. Il quadro che ha fatto la dottoressa Chiara di Guardo eh, sulla problematica che noi discuteremo in questa puntata è complesso. Io aggiungerei un aggettivo delicato, in quanto stiamo parlando fondamentalmente di misurazione da una parte delle prestazioni del personale, ma forse più importante di valutazione di queste, delle prestazioni del personale. Cioè una questione che attiene alle persone e che quindi come tale ha degli aspetti alquanto delicati. Possono, tanto per citare un esempio, una valutazione sbagliata può demotivare il personale, può diminuire la produttività del personale, contrariamente magari alla motivazione che ha portato all'adozione di una certa metodologia. Ecco. Facciamo questa premessa, stiamo parlando di persone per cui eh, forse in questo possiamo dare anche una giustificazione del perché la, la, la misurazione delle prestazioni e la valutazione delle prestazioni nell'ambito della pubblica amministrazione subisce un certo ritardo, una motivazione nobile diciamo così. E in effetti io sono abbastanza anziano per ricordare che negli anni 60-70 eh, fu considerata una conquista sindacale l'abolizione delle cosiddette notte di qualifica. Eh, erano tempi in cui diciamo, i valori dell'egualitarismo prevalevano sui valori della competitività, anche con eh, nobiltà di intenti. Sta di fatto che da un certo momento in poi io daterei dalla, dalla riforma della pubblica amministrazione, poi i colleghi qui presenti possono anche avere un'idea diversa, ma diciamo dagli anni 90 in poi si fa risalire la riforma in maniera anticipatrice con la 142 per gli enti locali, la, la riforma degli enti locali, ma poi per il... In generale per le pubbliche amministrazioni abbiamo il mitico decreto 29 del 93 che eh, poi è stato completamente rimaneggiato, rivisto fino ad arrivare alla formulazione attuale che ha cambiato anche il numero, si chiama 165 del 2001. Ma diciamo che da quella data è cominciato un ripensamento del lavoro pubblico. Cos'è successo? È successo che si è avviata quella fase che noi forse impropriamente chiamiamo per intenderci di privatizzazione del lavoro alla dipendenza delle pubbliche amministrazioni. Pensate che anche il termine dipendenti pubblici oggi giuridicamente non ha, non ha più senso. Eh, anche il decreto legislativo, appunto, nell'ultimo rifacimento parla di dipendenti, di lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il rapporto di lavoro, la natura del rapporto di lavoro è diventata quindi privatistica. E eh, vi è stato quindi: o lo connetto a questo per introdurre il nostro argomento, lo prendo un po' dalla lontana. È stato quindi una, eh, eh, diciamo un recepimento, eh, a volte anche eh, discutibile e meccanico, di, eh, di metodologie in uso nel privato, nella managerialità privata, nelle pubblicazioni. Quindi anche metodologie diciamo, di governo di conduzione, di, eh, di gestione del personale e fra, fra appunto, appunto questa di misurazione delle prestazioni personali, di valutazione delle prestazioni, valutazione anche i fini, valutazione ai fini di controllare e migliorare la produttività, però valutazione anche, e questo è l'aspetto sempre delicato, ai fini del riconoscimento di una retribuzione di risultato. Quindi un quantum economico che insomma, sappiamo quanto, quanto conti. Modernamente c'è una valutazione che va al di là di queste cose. Per esempio, ma non ne parleremo noi, si parla di valutazione del potenziale. Le pubbliche amministrazioni, ma tutte le organizzazioni, dev, eh, si basano sulla. Sulla relatività del proprio personale, quindi se c'è da dare un incarico per dire se la Regione Sarda deve eh, non lo so, a, a, aprire una propria ufficio di rappresentanza, supponendo in Algeria, e deve individuare i dirigenti giusti che vadano lì, e lo deve fare sulla base di una valutazione che non è solo di, di, di curriculum sulle cose che si sono fatte, ma anche valutazione del potenziale rispetto agli obiettivi di quella missione. Ecco, quindi quindi diciamo la valutazione non è solo una questione che attiene alla produttività, al riconoscimento di eh, retribuzione di risultato, attiene complessivamente anche all'investimento nel futuro che le amministrazioni fanno rispetto alla loro missione. E questo è il quadro, un quadro complesso. Ora, mh, dicevamo, vi uh, sono luci ad ombre, forse potremmo segnalare un ritardo complessivo, senz'altro, però già questo può essere smentito dal fatto che eh, insieme a noi c'è il dottor Michele Pintus, che è direttore della sede di Cagliari dell'Ina, il l'Ina è una pubblica amministrazione, anzi... Eh, vorrei che il dottor Pintus ci facesse anche un brevissimo spot della, per, così, per una esigenza di, anche di comunicazione e di informazione l'INAIL è abbastanza conosciuta ma non è mai eh, sufficiente ripetere eh, diciamo la, di che cosa si occupano le nostre amministrazioni la missione delle nostre amministrazioni ecco l'INAIL è un ente che ha una sua storia nell'adozione nell di metodologie e di sistemi e invece c'è insieme a noi anche la dottoressa De Ida della regione autonoma della Sardegna la regione autonoma della Sardegna non è al punto zero però ha, in, ha diciamo, delineato un sistema di valutazione che è abbastanza diciamo, preciso ma che non è in attuazione quindi con tutti i problemi che questo può comportare forse potremmo anche sulla base dell'esperienza dell'innovazione cercare anche di evitare certi errori Comunque io volevo dire questo, parliamo del sistema di valutazione non come tecniche, perché di questo tutto sommato, guardate, ne, ne possiamo anche parlare e eh, insomma, ce ne sono abbastanza ormai in circolazione, anche in internet se qualcuno ha la curiosità, scrive nel motore di ricerca valutazione del personale pubblico, ne trova anche di tecniche. Vorremmo fare un approccio più complessivo a questo. Io nella mia esposizione, non so se questo eh, semplificherà, partirei dalla dirigenza. Penso sia anche giusto parlare di dirigenza. La pubblica amministrazione cambia se eh, si investe anche sulla dirigenza, i primi che devono essere responsabilizzati, i primi che devono dare conti, devono essere dirigenti che d'altra parte hanno anche una retribuzione superiore al resto dei dipendenti. Bene. Proprio sulla valutazione della dirigenza è impostato, a mio parere, il sistema e la dirigenza costituisce anche un modello che a cascata viene riproposto, mutando alcune cose, alle altre, al resto del personale. Io ricordo, tanto per legare la valutazione alla, alla retribuzione, che il dirigente ha un sistema retributivo con una eh, parte fissa. Dignità di posizione che poi può essere anche essa successivamente articolata in posizioni fisse e posizioni variabili, però fondamentalmente il valore della sedia diciamo così, che ricopre il dirigente è una parte variabile, cioè eh, eh, connessa, legata, misurata in relazione agli obiettivi che il dirigente eh, riesce a conseguire. Ovviamente questo richiama al fatto che ci deve essere un circuito, un, un percorso, un iter virtuoso di programmazione che parte dalle norme, dalla fissazione degli obiettivi generali, alla negoziazione di questi obiettivi con il dirigente, che poi eh, sulla base di questo date le risorse è tenuto diciamo così, a rendere conto. E quindi scattano, sulla base del sistema di valutazione, scattano. Il, le, le, la retribuzione, la, la misura più o meno eh, totale, parziale, eccetera, della retribuzione di del risultato. Questo modello, tutto sommato, ma adesso io lo sto dicendo un po' grossolanamente, forse scende sul personale, sull'essere personale, perché anche il personale, l'essere personale, sempre più, dovrebbe avere una parte... Di retribuzione diciamo così fissa eh, da una grande spagna in una parte variabile in, mi in mi misura ma questo lo vedremo differente perché rispetto al dirigente ora io ho semplificato molto evidentemente vi sono una serie di aspetti che eh, andrebbero eh, visti cercheremo di farlo insomma, in questo nostro incontro però eh, ripeto, eh, cerchiamo anche di dare una complessità dell'approccio, perché? Perché la valutazione richiama per esempio i processi di negoziazione, richiama il clima aziendale, eh, cioè noi, non, non, guardate, io cito un, un premio Nobel, che poi era un Herbert Simon, che era una, una, un esperto di organizzazione, e che era un propugnatore della valutazione della, del compenso in relazione alla produttività, però diceva, guardate, se non riuscite a, eh, a mh, darvi un sistema di valutazione che, a cui corrisponda una, un certo uh, senso di giustizia, cioè che, vi, che, che, che non sia vissuto come, senso di, come valore di giustizia da parte della gran parte dei dipendenti, meglio fare... Eh, diciamo distribuzione a pioggia delle incentivazioni, ecco, lo diceva un premio Nobel dell'economia però esperto massimo di organizzazione, quindi eh, non voglio giustificare in nessun modo le, le, le distribuzioni a pioggia degli incentivi legati alla valutazione, ma voglio dire che eh, lo dico questo perché per la delicatezza del problema che, che poniamo, quindi il problema di negoziazione, di creare nelle aziende un clima favorevole, almeno in una percentuale accettabile, ai sistemi di valutazione. Ecco detto questo, eh, vorrei che i nostri ospiti parlando, un po' si presentassero, insomma anche. Nella, nel, nel presentassero la problematica del loro ente ma anche presentassero loro ente e presentassero se stessi prima di rispondere a questa domandona qual è l'esperienza del vostro ente per quanto riguarda valutazione sia che sia già in corso sia che, la stia in, che sia in fase di impostazione